Buonasera a tutti, ai presenti e a quelli collegati. Piacere vedervi qui. Qui, che cos'è questo qui? Qui il CSMT, tecnologico, mi piace chiamarla la casa dei curiosi, perché la curiosità che ci stima, la curiosità che ci fa da moda, ed è per questo che siamo qua, vedo tutti incuriositi da capire come queste tecnologie possono cambiarci la vita. In maniera silente hanno già fatto molto, perché ho appreso solo 5 minuti fa, già questo è un contributo di questo incontro, che le quantum technology ce le abbiamo già nei nostri cellulari. Davvero? Non lo sapevo. Che di fatto quello di cui stiamo parlando ora è la seconda rivoluzione delle quantum technology. La prima è già avvenuta, silente, e non me ne sono accorto. Mamma mia, quante cose ci passano sotto la testa. E proprio per essere sempre più invece consapevoli di che cosa sta accadendo, che siamo qua oggi. Siamo qua oggi proprio per poter condividere il fatto che delle tecnologie che pensavamo fossero soltanto materia da scienziati in caverne, o dentro acceleratori o in ambienti esclusivi e lontani dalla vita quotidiana, potesse invece impattare nella vita nostra presente e soprattutto futura. E questa volta, proprio per non essere dei follower, al di là del fatto che ho detto prima che ho scoperto quello che abbiamo scoperto, però non c'è dubbio che fare un convegno come oggi e parlare al territorio in modo allargato e agli imprenditori delle opportunità che queste tecnologie offrono è qualcosa di cui andiamo fieri, perché stiamo facendo un'azione di prevenzione di anticipo, stiamo mandando dei messaggi in modo tale da poter stimolare, come dicevo prima, la curiosità e poter cominciare a pensare, anche perché altra riflessione che abbiamo fatto, che anche i ricercatori, giustamente, stanno cambiando il loro modus operandi e per poter essere ancora più efficaci devono operare insieme al mondo dell'imprenditoria, insieme al territorio che dovrà accogliere quello frutto del loro pensiero. Quindi anche qui si rafforza ancora di più il concetto che bisogna operare condividendo. E questo è l'essenza del CSMT, di un polo che quindi stimola la curiosità, mosso dalla curiosità, condividendo questo nostro approccio. Chi conduce? Chi conduce è Giancarlo Gennari, ingegnere da Genova, dopo il passaggio di Fondazione Kessler, Oxford, poi ti presenterai, che collabora con il CSMT da tempo, ma in particolare ha coordinato il tavolo numero 3, campo tematico della cittadella dell'innovazione, che aveva come titolo l'internazionalizzazione e come tale, quindi da questo tavolo i cui componenti hanno dato il contributo di perché non parliamo di temi innovativi, quali ad esempio le quantum technologies, e da lì raccolta questa suggestione e siamo qua a condividerla con voi. Quindi tanto per anticipare il tema, quindi, che la cittadella comincia già anche lei a dare i suoi frutti, e Giancarlo Turati, che sapete ormai da circa 2 anni siamo gemellati su questo progetto ambizioso per il territorio e non solo, no? Ha partorito già anche questo degli output e dei frutti positivi che stanno quindi ricadendo sul territorio. Detto questo, quindi auguro buon lavoro a tutti noi e passo a questo punto la parola a Giancarlo Turati. Giancarlo ha completato, noi siamo il primo esperimento di digital twin umani. Cioè, ci stanno sperimentando, perché ormai andiamo via
in coppia ci compressiamo. No, io devo solo salutare, sono il presidente di Nexal, che è Digital Innovation Hub di Brescia. Una delle mission che Digital Innovation Hub è esattamente quello di promuovere tecnologie innovative, di portare, trasferirle, portarle alle imprese a livelli di conoscenza, quindi il nostro compito è alzare il livello di conoscenza. E su questo ci stiamo impegnando molto. Condivido con il Governo Riccardo, molto in giro con il progetto della Cittadella, il progetto Cittadella. Questo è una delle cose che mi prego anche di tanto la Cittadella della questo paese ha un altro che un site crescere e alzare il livello culturale in termini di innovazione di progresso. Io voglio un passo da lo stesso animale. È il compito di comunque questa perché buonasera. Buonasera, vi ringrazio per essere venuti. Come hanno anticipato Riccardo e Giancarlo, una delle attività del potere cittadella dell'innovazione si è focalizzata soprattutto sull'internazionalizzazione e quindi sulla creazione di partnership nazionali e internazionali a livello di ricerca. Il gruppo che ho avuto il piacere di coordinare quindi ha fatto un'analisi degli asset di questo territorio, del territorio bresciano, asset su cui pensare. E uno di questi è risultato essere un insieme di attività portate avanti dai due Atenei presenti a Brescia, quindi sto parlando dell'Università degli Studi di Brescia e dell'Università Cattolica di Milano, presente a Brescia, sulle tecnologie quantistiche. A questo punto abbiamo iniziato a definire sia dei partner a livello nazionale, con cui peraltro esiste già una forte collaborazione qui presso il CSMT, e mi sto riferendo all'Istituto Nazionale di Ottica del CNR, più altri partner accademici, altri partner di ricerca in Europa, per esempio a Parigi, Strasburgo, Madrid, e anche al di fuori dell'Europa, per esempio a Vancouver. Crediamo però che sia importante in queste partnership coinvolgere pesantemente il mondo dell'industria. Per cui è nata questa ipotesi, questa iniziativa di creare un evento per condividere la conoscenza su queste tecnologie e quindi cercare di identificare un eventuale interesse da parte delle aziende locali per portare avanti magari in maniera congiunta queste attività di ricerca che abbiamo identificato e ben definito negli ultimi sei mesi. Quindi lo scopo, purtroppo ha finito la chiamò, sarà quello di cercare di rendere, come tutti gli speaker che vedete alla mia destra e alla mia sinistra e che vi presenterò stanno facendo, di rendere poco pesante la presentazione di tecnologie di cui si sente parlare ormai da anni, no? Che però nel nostro pensiero risultano essere così remote nel futuro, a uno stadio così sperimentale, che non si riesce a capire come possono avere un impatto nel breve medio termine. Allora, direi che poi ultimamente nel 2019, grazie anche all'IEM che ha annunciato il proprio computer quantistico, no? Commerciale, si è scatenata una tempesta di iniziative che ha coinvolto non solo le grosse multinazionali, ma anche aziende più piccole, agenzie e governi. Non ultima, per esempio, la Cina, che l'anno scorso ha annunciato la stessa cosa, di aver generato, di aver progettato il primo computer quantistico. Quindi, a questo punto, invito Francesco Catagliotti, alla mia sinistra, direttore dell'Istituto Nazionale di Ottica del CNR, a spiegare a tutti voi cos'è questa seconda rivoluzione quantistica che accennava Riccardo. Grazie mille, grazie a tutti voi per essere qua e grazie di averci invitato. Fatemi cominciare da accademico, per l'appunto, con un po' di storia. Queste sono le tecnologie che l'umanità conosceva prima dell'invenzione della scienza. Come vedete abbiamo utensili, abbiamo infrastrutture civili e di altro tipo, abbiamo la possibilità di avere dei veicoli, abbiamo anche tecnologie militari.
Quindi ci sono tutte le tecnologie che vi possono servire, ma come potete vedere non sono particolarmente avanzate. Ecco, dopo l'invenzione della scienza, da parte di Galileo, abbiamo cominciato a progettare gli oggetti sulla base della nostra conoscenza e della nostra ricerca. Quindi c'è la ricerca che è alla base della tecnologia e la tecnologia che permette di fare nuova ricerca. Ci sono diverse branche, le conoscete benissimo tutti quanti. Quello che si insegna, per esempio, la fisica che si insegna agli ingegneri è alla base di meccanica, che conoscete senz'altro meno di me, termodinamica, ma anche dell'elettrodinamica, quindi invenzioni che hanno caratterizzato il XVIII e il XIX secolo. Scienza del XVII e XVIII secolo, tecnologia del secolo successivo. Questo processo accelera e improvvisamente all'inizio del XX secolo arriva qualcosa di completamente sconvolgente dal punto di vista scientifico, cioè arriva la meccanica quantistica che serve a spiegare il comportamento degli oggetti quando ci troviamo in condizioni che potremmo definire estreme, cioè estremamente piccole, estremamente fredde, estremamente alta energia, cioè agli estremi di quello che conoscevamo. E questo comportamento è completamente diverso da quello classico. Gli oggetti quantistici passano attraverso barriere di potenziale, gli oggetti quantistici sono quantistici, cioè non sono continui, scambiano energia in modo quantistico, fanno cose stranissime, per esempio passano contemporaneamente da due parti, e tutto questo, che sembra filosofico, è in realtà la base del funzionamento della natura. Non è solo la base del funzionamento della natura, è anche la base del funzionamento della tecnologia che avete intorno a voi, perché la tecnologia che avete intorno a voi è quantistica, è la prima rivoluzione quantistica. Il transistor, e quindi tutta l'elettronica, dai cellulari ai supercomputer, il laser, per esempio, quindi tutto ciò che si fa con il laser, a partire dalla fisica, la spettroscopia, ma anche le applicazioni industriali, il taglio, ma anche le applicazioni biomedicali. Quindi il mondo in cui viviamo è già un mondo di tecnologia quantistica. Ma allora perché adesso ci agitiamo tanto? Beh, perché queste sono conseguenze dell'utilizzare la meccanica quantistica del singolo oggetto, del singolo quanto. Quello che adesso siamo in grado di fare è usare più quanti insieme. Quando ne usiamo più di uno insieme, quando manipoliamo il singolo stato quantistico, le nuove e più sconvolgenti conseguenze della meccanica quantistica emergono. Gli oggetti cominciano ad avere la possibilità, appunto, di trovarsi contemporaneamente in più posti, contemporaneamente in più stati, e vi permettono di fare cose nuove che poi spiegheremo piano piano. O proveremo almeno a spiegarvi, e in particolare vi permettono di manipolare in un modo completamente nuovo l'informazione. Ok? E quindi manipolare significa acquisirla con dei sensori, trasmetterla con dei sistemi di comunicazione, elaborarla con dei computer. E questa è la seconda rivoluzione. Grazie Francesco. Commetto che sarà molto difficile, che voi abbiate mai sentito parlare finora di seconda rivoluzione quantistica. Francesco però è stato chiarissimo, sicuramente però avete sentito parlare di computer quantistico e quindi di almeno due aree che sono tra le più gettonate a livello di divulgazione, non solo, che sono il quantum computing e il quantum simulation. A questo punto introduco Simone Deliberato, professore ordinario dell'Università del Southampton e primo ricercatore dell'Istituto di Fotonica e Nanotecnologia del CNR, a spiegare a tutti voi cos'è esattamente un computer quantistico, a cosa serve oggi e a cosa servirà domani. Vediamo anche sull'esattamente, mi comincio a ringraziare gli organizzatori per aver dato l'occasione di essere qui. Allora, cos'è un computer quantistico? La meccanica quantistica ha una caratteristica, è difficile, non solo è difficile come teoria,
ma è computazionalmente difficile. Questo entanglement, questa nuova entità che caratterizza il mondo quantistico, contiene tantissima informazione, molta più di quella classica. E quindi simulare esattamente sistemi quantistici, anche solo di poche particelle, su computer classici, diventa questo impossibile. Quindi non è possibile simulare il risultato di un esperimento, di una misura fatta sul sistema quantistico. Adesso però questa cosa noi la possiamo usare dall'altro lato. Per questo vuol dire che abbiamo un sistema quantistico, non siamo in grado di prevedere che cosa esce quando lo misuriamo, ma se noi lo costruiamo, facciamo la misura ci prenderà frazioni di secondo, otteniamo quell'informazione che non saremmo stati in grado di calcolare classicamente. Tutto il mondo del computer quantistico, il quantum computing, cerca di sviluppare scienza e tecnologia per sfruttare questo trick, questo approccio, per estrarre informazioni computazionali che non saremmo in grado di estrarre con un sistema, con un computer classico. Quindi essenzialmente un simulatore quantistico è un digital twin, sono stati appena citati. Il simulatore quantistico è un digital twin del sistema che vorremmo simulare. I sistemi seguono le stesse equazioni, evolvono secondo le stesse leggi di natura, e quindi se ne possiamo simulare e misurare il nostro laboratorio, acquisiamo informazioni automaticamente sull'altro. Quindi questo è un simulatore, il computer quantistico è essenzialmente un simulatore capace di simulare qualunque sistema quantistico, un computer classico è un computer su cui possiamo far girare simulazioni di qualunque sistema classico. Alla base, pragmaticamente, un computer quantistico e un simulatore quantistico sono dei dispositivi simili ai dispositivi elettronici, solo che mentre l'elettronica classica ormai ha 70 anni e quindi c'è una tecnologia che è emersa, si è evoluta, che l'elettronica classica si fa con elettroni nel silicio, elettroni nei semiconduttori. Nel mondo quantistico siamo ancora molto all'inizio, quindi ci sono ancora tante tecnologie diverse che stanno evolvendo, stanno ancora competendo, non è ancora chiaro quale sarà il vincitore. Quindi i computer quantistici, invece di essere fatti con correnti elettriche, sono fatti manipolando ioni, atomi, piccole stringhe che vibrano. Essenzialmente possiamo costruire un computer quantistico con qualunque substrato, finché siamo in grado di controllarlo in maniera squisita, in maniera alla singola eccitazione quantica. È anche interessante, quando sto dicendo che siamo ancora all'inizio, quindi non è ancora chiaro quale tecnologia emergerà, anche lo schema di approcciare questa simulazione quantistica si sta evolvendo. Perché come questo campo è nato, del computer quantistico, è nato abbastanza naturalmente sulla falsariga dell'elettronica classica. Quindi abbiamo cominciato a studiare questi computer quantistici come dei circuiti fatti da elementi quantistici che manipolano dei bit quantistici, i qubit. Questo è stato un potentissimo come approccio, perché abbiamo potuto riutilizzare 50 anni di matematica, di comprensione di come questi sistemi funzionano. Questo ci ha permesso, per esempio, di prevedere, di capire la potenza del computer quantistico e di capire che sarebbe stato possibile far cose, calcolare cose che ci servono. Ora, il problema di questo schema di computer quantistico però è che per farlo funzionare servono risorse quantistiche, serve questo entanglement estremamente puro ed è veramente difficile crearlo e conservarlo. Oggi riusciamo solo ad avere troppo poco per riuscire a far girare questi circuiti e quindi è nata negli ultimi anni un'altra branca della computazione quantistica, si chiama NISQ, per me che vorrebbe dire sistemi di taglia media rumorosa, in cui invece si è un altro approccio, si è detto che in futuro avremo questi sistemi. Adesso abbiamo dei sistemi che sono rumorosi, che hanno poco entanglement, mentre riusciamo a farci qualcosa, e quindi tutta questa branca del NISQ cerca di prendere i sistemi reali e misurandoli, magari anche usando metodi di intelligenza artificiale, riuscire a estrarne abbastanza entanglement, abbastanza informazione da riuscire a fare dei calcoli. Ok. Adesso abbiamo questi computer, che cosa ne possiamo fare? Allora, per i simulatori la cosa più semplice, come più semplice, più citata, è quella, visto che sono digital twin, visto che simulano altri materiali quantistici, sono utili per simulare materiali. Quindi invece lo scienziato, invece di dover fabbricare mille campioni diversi variando un po' la concentrazione di un elemento,
adesso il simulatore è quando sarà possibile per simulare tutta la gamma di possibili materiali. Un'applicazione molto citata è quella per i superconduttori, magari superconduttori di temperature ambienti, che c'è stato molto hype per questo LK99 che sembrava essere un superconduttore a temperatura ambiente. Più prosaicamente ci sono anche i simulatori quantistici che invece tirano fuori dei risultati, dei numeri, che sono molto difficili da ottenere classicamente, quindi li possiamo usare in altri algoritmi. Più tardi, dopo di me, vedrete due interventi, uno di Pascal, che è una delle ditte che produce simulatori quantistici più avanzati, e uno di Unitary Fund, che è una non-profit, che sviluppa software che permette a questi sistemi ancora in fase iniziale comunque di fare così. Concludo giusto dicendo, ok, questo per il simulatore, che cosa potremo fare in futuro quando avremo invece questi computer quantistici che funzionino al pieno delle loro potenzialità. Lì, come ho detto prima, il computer quantistico permette di risolvere tutti i problemi quantistici, ma solo su alcuni problemi specifici abbiamo dimostrato che possiamo avere dei guadagni. È uno estremamente rilevante, così rilevante che è stato anche un po' una delle motivazioni che ha spinto lo sviluppo di quest'ambito, è che è possibile fattorizzare i numeri primi, che ci importa, con fattorizzare i numeri primi si può rompere RSA, che è l'algoritmo di crittografia su cui si basa internet. E infatti è interessante con questo video davvero che mentre non abbiamo ancora dei quantistici capaci di rompere RSA, pensiamo che li avremo in futuro, e quindi il mondo non è rimasto ad aspettare. Quindi per esempio a oggi il NIST, che è l'ente americano che si occupa di standardizzazione, è già al quarto step di un ciclo di standardizzazione per produrre dei nuovi algoritmi, per standardizzare degli algoritmi post-quantum, cioè degli algoritmi di crittografia che si vogliono usare al posto di RSA e che a quanto ne sappiamo oggi non sono vulnerabili ad attacchi quantistici. Grazie. Finora abbiamo trattato dell'argomento in maniera accademica, dove per accademica si intende qualcosa non con un'accezione negativa, come di solito viene in Italia, cosa su cui scherzavamo proprio con Simone e Francesco prima della parola rotonda. A questo punto passiamo però con degli esempi applicativi, quindi con degli esempi applicabili al mondo dell'industria. Quindi colgo l'occasione per presentare Mauro D'Arcangelo, Quantum Software Engineer di Pascal, azienda che ha introdotto già Simone. E a questo punto Simone ha parlato di qubit e di rumore. Possiamo fare uno use case, possiamo fare un esempio, no? Che sia applicabile oggi con pochi qubit e molto rumore? Grazie per l'invito. Allora, noi di Pascal produciamo computer quantistici ad atomi. Questo significa volevo giusto fare un'introduzione prima del video. Questo significa che le nostre unità di informazione quantistica sono atomi. La nostra unità di informazione quantistica sono atomi. Il modo in cui controlliamo, il modo in cui misuriamo questi atomi è illustrato all'interno di questi atomi è ancora imperfetto. Quindi, come si diceva prima, questi atomi presentano molto rumore. Quello che possiamo fare in una prima fase di sviluppo di algoritmi quantistici è di sviluppare algoritmi che possano assomigliare il più possibile all'evoluzione naturale di questi atomi. E questo è un metodo computazionale che si chiama analogico. Come se vi ricordate, quando c'erano le televisioni con le antenne molto rumorose, quelle erano televisioni analogiche, ora sono quasi tutte digitali, e questo è un paragone che si trasporta anche nel mondo quantistico. In un primo momento possiamo usare algoritmi analogici e in un secondo momento potremo produrre algoritmi digitali che sono più sofisticati e più potenti. Ora, possiamo far partire il video? Grazie. Allora, questo use case riguarda la drug discovery, quindi
provare a sviluppare nuove medicine, nuove farmaci, nuove molecole che possano adattarsi alla struttura di una proteina. Questa che vedete è una proteina, molecole che si possono attaccare alla struttura di una proteina e inibirne la funzione. E quindi agire da farmaci. Il problema che vogliamo risolvere è capire se queste molecole si attaccano e quanto bene si attaccano alla proteina. Qual è l'affinità fra le due? E uno dei mediatori, potete vedere al centro della proteina una potenziale molecola, uno di questi mediatori che dettano l'affinità tra la proteina e farmaco è la presenza di molecole d'acqua all'interno delle cavità di proteine. Le proteine, i processi biologici avvengono anche in ambienti di acqua, così è l'acqua molto presente, ma non sappiamo bene come si distribuisce all'interno delle cavità proteine. Poi vediamo un esempio in cui ci sono un numero relativamente basso di molecole d'acqua in questa cavità, sono queste sfere rosse, vediamo qui. Queste sono posizioni date da esperimenti di sonografia, quindi questa è l'informazione che già abbiamo, ma abbiamo sviluppato un meccanismo analogico per vedere se possiamo dare la stessa informazione, se possiamo predire la posizione di queste molecole là. Ora, il primo step facciamo una posizione classica in cui studiamo la probabilità della presenza di proteine, di molecole d'acqua della proteina, che sono queste strutture azzurrine che vedete. Queste distribuzioni di probabilità vengono poi processate all'interno del computer quantistico per trovare le posizioni specifiche delle molecole a partire dalla giusta informazione sulla probabilità. Queste sono le probabilità di cui parlavo prima. Abbiamo svariate le probabilità che le molecole d'acqua abbiano una certa posizione. E con l'algoritmo quantistico mettiamo degli atomi in corrispondenza di questi picchi di probabilità. Ora, l'interazione naturale degli atomi gli uni con gli altri ci darà l'informazione alla fine della rotazione quantistica dove sono le molecole d'acqua. Questo che vedete è un'interfaccia, è giusto uno script Python che ci permette di controllare il computer quantistico attraverso il nostro il risultato delle computazioni poi lo andiamo a recuperare attraverso un'interfaccia grafica su web, dove possiamo controllare lo stato di ogni computazione quantistica, possiamo andare a scaricare i risultati, risultati che diciamo hanno l'aspetto di bit string, quindi una stringa di serie, ma queste bit string ci danno informazioni sulla posizione delle molecole d'acqua. E vediamo in questo esempio che la predizione dell'algoritmo quantistico sono queste sfere azzurre che vediamo qui, che non sono troppo dissimili dalla posizione reale delle molecole d'acqua che conoscevamo, perché su questa proteina sono stati fatti degli esperimenti. Quindi questo è uno use case in cui utilizziamo l'interazione degli atomi che compongono il nostro computer in maniera diretta per trovare la soluzione a un problema, a una computazione. Grazie. Ciao. Paolo in questo momento ha dato un esempio attuale di applicazione di una tecnologia quantistica. Pascal però sta lavorando anche a nuovi algoritmi con più qubit e con correzione d'errore, e quindi avranno qualche sviluppo in futuro. Possiamo dare un caso diverso dal drug discovery che faccia uso di questi nuovi algoritmi? Certo. Allora, questi algoritmi, come dicevo prima, riguardano invece che il framework analogico, il framework digitale, quindi sono algoritmi più potenti, ma che richiedono, come si diceva, correzione di errore. Quindi se questi qubit sono soggetti a delle influenze esterne che ne cambiano lo stato, dobbiamo essere in grado di modificare, di correggere questi errori, di identificare e correggere gli errori.
Ora, con gli atomi neutri il vantaggio è che il passaggio dall'analogico al digitale è abbastanza diretto, senza soluzioni di continuità, la tecnologia è la stessa, e quindi stiamo lavorando a, già a nuovi algoritmi che possono sfruttare questo paradigma. Ad esempio, una applicazione di grossa importanza è quella della soluzione di equazioni differenziali. In generale, le equazioni differenziali dettano il comportamento dei sistemi fisici, e quindi nella scoperta di nuovi materiali, ad esempio, risolvere equazioni differenziali difficili da risolvere in maniera più veloce è molto, molto importante. Un'altra applicazione è nella metallurgia, ad esempio, nel raffreddamento di lastre di acciaio. Abbiamo un'applicazione che stiamo studiando, in cui risolviamo la dinamica del raffreddamento risolvendo le equazioni differenziali che ne dettano il comportamento, e questo potrebbe portare in futuro a dei vantaggi dal punto di vista industriale. Grazie ancora di questo nuovo esempio a medio termine, no? Direi medio-lungo termine. Abbiamo parlato di algoritmi, abbiamo parlato di software. A questo punto passiamo la parola a Nathan Chamma, che è il CTO di un'azienda che in Refund si occupa di open source software. Nathan, ci puoi descrivere di cosa si tratta esattamente? Certo, con piacere. Come potreste essere d'aiuto a molte aziende che di software quantistico non ne sanno nulla? Esatto, ho alcune slide che spero spiegheranno un po' la community, l'ecosistema di cui stiamo favorendo lo sviluppo. Ma prima, anche dato il contesto innovativo dove ci troviamo, volevo partire un po' dal passato. Questo è il programma 101, la P101, la prima calcolatrice programmabile, sviluppata qui in Italia dalla Olivetti, Ivrea Design di Sozzas. E a suo tempo questo ha veramente evoluzionato il mercato, è stato anche recuperato da IBM, a suo modo, è stato già citato. Però poteva fare solo un certo tipo di calcoli. Come vedete, l'interfaccia grafica di interazione era molto scarna rispetto a quello a cui siamo ormai abituati, e era piuttosto costosa. Ora, questo potrebbe essere una metafora per quello che è lo stato attuale dei computer quantistici, ma io in realtà penso che lo stato quale siamo è ancora precedente. Questa è un'immagine di Colossus, il progetto governativo inglese, anche quello mosso dalla criptanalisi degli anni 40, durante la guerra. Perché i computer quantistici attuali richiedono operatori esperti come operatrici, sono piuttosto grossi, poi dipende dalle tecnologie utilizzate, e sono molto cari. I primi computer a suo tempo furono comprati proprio da NASA, IBM e apparato governativo. Qui ci sono delle simmetrie. Allo stesso tempo, i computer quantistici attuali, lo diceva, l'ho fatto vedere bene Mauro, sono programmabili con le linee di codice in Python e sono anche accessibili online attraverso il cloud. In realtà ci troviamo in uno strano ibrido dove c'è bisogno veramente di portare avanti lo stato dell'arte dell'hardware, fare un sacco di ricerca su nuove tipologie di qubit o comunque di codificazione dei sistemi quantistici anche oltre a qubit, ma allo stesso tempo dobbiamo poter testare quello di cui sono capaci anche i computer quantistici attuali e quelli del futuro. E questo è quello che fa Unitary Fund, che è una fondazione no profit, Charitable Foundation basata negli Stati Uniti, ora anche con un ramo in Europa, che sostiene un ecosistema aperto. Cosa intendo per un ecosistema aperto? Questi sono tre login, forse diranno qualcosa a di voi. Ci sono Linux, ci sono Wikipedia, e c'è Archive, che per chi qua la ricerca, per chi non lo fa, è l'archivio, appunto, Archive, dove sono presenti praticamente la maggior parte dell'output scientifico, se non altro delle scienze fisiche.
E questa infrastruttura, questo common good, ha bisogno di qualcuno che se ne prenda cura. E qui vedete degli esempi di organizzazioni che si prendono cura di questi progetti, che poi hanno un output che non è solo misurabile nei 5 miliardi in contributo al development cost che la Linux Foundation ha devoluto, diciamo, ai fruitori di Linux, ma che sono anche veramente beni materiali che sono difficili da stimare. Questo è il motivo per cui pensiamo in Italy Fund che promuovere lo sviluppo di un ecosistema aperto, soprattutto in questa fase di alto incertezza nella ricerca e sviluppo, è il modo più efficace per far progredire l'ecosistema. Anche perché c'è molta competizione, ma c'è uno spazio pre-competitivo che bisogna lasciare ancora aperto, perché appunto le idee circolano. Come nasce in Italy Fund? Nasce come un esperimento, anche un po' dalla frustrazione della burocrazia accademica. $4,000 a progetto con un'applicazione online, application online di 2 minuti. È tuttora così. Questo è un grant recente che abbiamo dato qualche mese fa a un sviluppatore open source sardo, Davide Gessa, che ha sviluppato un Python toolkit per aiutare, questa è la cosa divertente, sviluppatore di software quantum a scrivere software per chi deve risolvere applicazioni d'uso che non sono quantistiche. Quindi questo già dimostra che c'è una comunità, ma più community di sviluppatori quantum, come vedete anche da queste altre metriche. Cito anche il fatto che da questi grant, che sono senza, sono no strings attached, quindi non è investimento in equity per un tech transfer che poi porti alla nascita di una startup, ma a volte questi progetti, in questo spazio precompetitivo che sta tra l'accademia e appunto lo sviluppo commerciale for profit, portano alla nascita di startup o di altre no profit, come è stato il caso fino ad ora. Un modo per entrare a far parte di questa community, per chi di voi programma o vuole dare un'occhiata, e partecipare a degli hackathon. Noi abbiamo uno che è di successo da ormai da 3 anni, si chiama Utah Hack, e permette di risolvere problemi che hanno sviluppatori come Mauro di progetti open source del mondo quantistico già esistente. Quindi ci sono delle taglie che si possono riscuotere se risolvono determinati problemi. E questo ovvio anche uno dei problemi degli hackathon attuali, che sono perfetti per fare talent sourcing per le aziende, ma che poi hanno dei proof of concept che non sopravvivono spesso la giornata. Un'altra infrastruttura che proprio sviluppiamo è metric.info, che è un sito internet che potete consultare. È ispirato a Paperleaf Code, che a sua volta è un sito sviluppato da Facebook Research nel mondo del machine learning. Machine learning, un campo dove l'open source è stato fondamentale per lo sviluppo del campo, e dove si è potuto dire il deep learning ha incominciato a vincere proprio grazie all'esistenza di dataset e di algoritmi che riuscivano a performare meglio di altri algoritmi su questi dataset. In questo momento nel quantum computing è molto offuscata la visione di come sta progredendo il campo. Anche gli esperti fanno fatica a capire qual è il livello di innovazione e qual è il livello di progresso. Questo è un sito completamente crowdsourced, tipo di monitoraggio, anche un comitato di esperti la settimana prossima, che ha varie metriche che permettono di appunto vedere, fare un tracking del progresso di questo campo. Quantum Voice è una di queste metriche che sarà proposta per monitorare lo sviluppo del campo. Infine, la nostra community aperta è anche su Discord, che è un social network dove ci si può trovare. Domani, per esempio, ci saranno dei ricercatori italiani dell'Università di Verona, del Sorreply e dal CERN, che mostreranno un pacchetto, in particolare lo suo pacchetto che fanno tutti i giorni. E questo è un esempio di come noi diffondiamo l'avanzamento del tech transfer in questo campo. Aiuta il fatto di avere un team di ricerca interno. Abbiamo sviluppato il primo compilatore per mitigare questi errori di cui parlavano Mauro e Simone prima, dei computer attuali. Si chiama Mythic, un Python toolkit utilizzato in varie università del mondo e a diversi download, tutto questo grazie al fatto che è open source. Un'altra cosa nella quale siamo coinvolti è, secondo me, molto interessante per le aziende che vogliono capire meglio, proprio senza hype, senza live che può prevalere questo campo, è questo survey del mondo open source,
Ormai è il secondo anno che lo facciamo, quindi ora abbiamo anche visto dei data plot che possono permettere di capire quali sono le piattaforme più utilizzate, quali sono i programmi più utilizzati, cosa pensano i vari sviluppatori quantum del campo. E citando la ricerca e sviluppo, UnityFarm è un po' una research, abbiamo chiamato questa Research Focused Organization, un nuovo tipo di istituto, siamo fully remote, però abbiamo pubblicato oltre 20 articoli, dal software siamo passati anche all'hardware, cioè quindi la domanda è cos'è l'equivalente di un Arduino nel mondo quantum o di un Raspberry Pi nel quantum. Questo è il primo articolo di review di questo campo che è stato pubblicato la settimana scorsa. In realtà esiste una grande attività in questo campo a vari livelli. E qui vedete due esempi di maschere su circuiti superconduttori ottenute tramite software open source per l'open hardware. Con Pascal abbiamo in corso il follow-up del progetto che ha mostrato Mauro attraverso, finanziato da Welcome Libre, ma in passato abbiamo anche aiutato Pascal e altre aziende a rendere open source il loro software. Un esempio è Compulsor, che è stato il primo simulatore di atomi, che sono gli atomi che sono i processori quantistici di Pascal. In Italia abbiamo tre partner Scientifica Venture Capital, abbiamo organizzato il nostro primo incontro di Unitary Con, che si ispira ai PyCon e altre conferenze, diciamo, hackers, poi nel senso buono, in questo mondo. E Scientifica investe con Quantum Italia in questo campo, ha avuto una call for ideas ed è tra i nostri partner. Qui vedete i nostri partner, i nostri supporter, quindi le aziende che sono presenti. Secondo me l'open source è il modo migliore per entrare in questo campo, permette di avere Technology Forecast, diventare nostri partner, e come player abbiamo un'eccellenza scientifica e abbiamo una community in crescita che secondo me è interessante vedere cosa scoprirà il futuro. Grazie. Ricordi di fermarti il gruppo sulla tavola rotonda, perché organizziamo con Riccardo l'hackathon per la fully located, non fully remote, New Hack CS20 per il 2023. Ah, ok. Ma New Hack, possa essere l'ecosistema. Finora abbiamo parlato di quantum computing e di quantum simulation. Esistono però altre due aree delle tecnologie quantistiche, di cui sicuramente avete sentito parlare, che sono la quantum communication e la quantum sensing. Quindi invito Costantino De Angelis, professore ordinario di campi elettromagnetici e fotonica presso l'Università degli Studi di Brescia, e Claudio Giannetti, professore ordinario di fisica della materia condensata presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore a Brescia, a introdurre queste due aree e a descrivere quali sono le attività attuali dei due atenei e quelle future. Grazie Riccardo. Grazie Riccardo, grazie Giancarlo e grazie alle persone che sono qui presenti e che ho ascoltato con ascolterò con piacere. E un po' la domanda di Giancarlo è qual è il ruolo dell'università e dopo lo proietto su una delle dimensioni quella della comunicazione quantistica, però mi piaceva dire il ruolo dell'università, si vede qua entrando la parola innovazione dappertutto, è stata citata qui dal professor Simone Liberato. Vabbè, dietro l'innovazione, farlo ancora più grosso, per me è innovatore, per me questo è quello che fa, che è il compito che sento come mia università, quello di facilitare la vita agli innovatori, che chi sono, ma sono per esempio Tommaso Chipinti che parlerà tra poco, e che avendo il piacere, ma anche la tristezza, è conosciuto come un brillantissimo studente, più di un'università. E quindi questo è per me uno dei compiti più importanti. E quindi facilitare questa innovazione per me vuol dire anche, faccio finta di essere, sono anche, faccio finta però di essere un papà, lo sono anche. E se dovessi fare in modo che mio figlio fosse un innovatore, io non gli insegnerei il mio lavoro, cambierei lo strumento per creare nuovi lavori. E sicuramente, non ho dubbi, i nuovi lavori saranno fortemente condizionati da quelle tecnologie rivoluzionarie.
io non ho dubbi proprio. L'intelligenza artificiale e le quantum technologies sono quelle che genereranno questi nuovi lavori, ma non è il futuro, è presente, l'abbiamo visto chiaramente. Adesso lo proietto lungo un asse, io faccio parte del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, quindi sono un ingegnere che si occupa di sistemi che gestiscono l'informazione, quindi che generano l'informazione, che la trasmettono, che la ricevono, e dunque c'è una proiezione delle progetti artistiche sugli assi di cui ho appena parlato. Da un lato i computer quantistici e dall'altro sistemi di comunicazione quantistica. Probabilmente occorre veramente usare tutti gli assi per trovare il punto migliore nello spazio e fare veramente il nuovo lavoro. E quindi questa proiezione su diversi assi un po' minimizza quello che si può fare, ma lasciatemi fare. Comunque è proietto solo su un asse, che è quello della trasmissione dell'informazione. E ho il piacere, peraltro, di far parte dell'unico dipartimento della Lombardia a cui è stato dato il titolo di dipartimento di eccellenza nel settore dell'informazione dal Ministero dell'Università Italiana. E anche per le attività che abbiamo fatto in questo settore, in tanti modi, dopo li declino un po' meglio, ma c'è evidentemente qualcosa che le tecnologie quantistiche, per esempio, forniscono al mondo dell'informazione che nessun altro può fare. Perché l'arte di saper generare e trasmettere lo stato quantistico permette di fare dei sistemi che sono sicuri, perché c'è un fatto certo che il sistema, che lo stato quantistico non può essere clonato. Se io spedisco qualcosa da un atomo attraverso questa tecnologia e qualcuno ascolta quello che io sto dicendo, un atomo se ne accorge e quindi mi dice: ci stanno ascoltando, e questo è un fatto, e non c'è nessun altro che può fare questa cosa. Insomma, al di fuori di questo esempio specifico, e cercando di rimanere nel tempo che Giancarlo mi ha chiesto di rispettare, vi dico qualcosa che facciamo qui a Brescia in questo contesto. E mi piace guardarlo in modo multidisciplinare, sono in un dipartimento di ingegneria e facciamo matematica. Perché occorre essere in grado di descrivere l'informazione in un modo diverso. Facciamo fisica, perché occorre essere capaci di l'arte, quella di produrre questi stati. E facciamo ingegneria, perché poi queste cose vanno sottoposte in laboratorio e portate a un tessuto produttivo. Io non sono nato a Brescia, però sono bresciano, mi sento bresciano, sono qui da 25 anni. E va bene, è chiaro, è una delle tantissime bellezze, sono innamorata. Ma una delle tantissime bellezze di questa città e del suo tessuto produttivo è che capisce dove avverrà la rivoluzione di cui parlava alla fine, e la immagina la rivoluzione di cui parlava alla fine Nathan, e ci stupirà nel saperla cogliere, come concludeva prima Nathan, voglio concludere nello stesso modo. Ringraziamo, passo la parola. Grazie mille, e prendo la parola adesso. Infatti, non ho avuto fare le slide, quindi posso usare le chiavi. Allora, passiamo. Io vi parlerò anch'io di alcune cose, diciamo nel quarto filone delle quantum technologies, che forse un po' più è quello forse un po' più difficile da definire e da codificare. Diciamo che molto spesso rientra nel quantum sensing. Di quantum sensing però ci sono tantissime cose. Quindi noi abbiamo parlato di computer, di comunicazione, di simulatori. Il protagonista principale di tutte le tecnologie quantistiche è il singolo oggetto quantistico, che quindi va prodotto, va manipolato e va misurato. Allora, faccio alcuni esempi delle tendenze, diciamo, attuali, delle possibilità attuali. Un tipico esempio di oggetto quantistico è un singolo elettrone, o meglio, lo spin, quello che si chiama lo spin, che è una delle proprietà quantistiche del singolo elettrone, e in particolare è possibile
In particolare è possibile creare delle pressioni delle vacanze, cioè si rimuove un atomo di carbonio in un diamante e si ottiene così un singolo oggetto quantistico che si comporta praticamente come un magnete piccolissimo, il più piccolo magnete che uno possa creare, e quindi è sensibilissimo a campi magnetici locali, debolissimi, può essere usato per tantissime applicazioni che dopo vedremo. Poi c'è il tema del emettere singoli fotoni. A noi serve manipolare, utilizzare singoli fotoni del quanto di energia del campo elettromagnetico della luce, e quindi dobbiamo poterli emettere. Quindi c'è tantissima ricerca da questo punto di vista e dobbiamo poterli misurare e quindi sviluppare dei detector. Su questo siamo già abbastanza avanti, ma dei detector che riescano a misurare il singolo fotone. E poi c'è tutto un tema di quelli che si chiamano i materiali quantistici, cioè anche se non abbiamo un singolo spin, un singolo fotone, abbiamo dei materiali che manifestano delle proprietà quantistiche a livello macroscopico, cioè macroscopicamente si comportano come un singolo oggetto quantistico. L'esempio più famoso sono i superconduttori. Quindi un superconduttore è descritto macroscopicamente da una funzione d'onda quantistica, e io quindi posso usarlo e integrarlo in un dispositivo per fare molte delle cose che posso fare con singoli oggetti. Altri esempi sono materiali in cui si hanno degli stati, si dice, protetti per questioni topologiche, materiali bidimensionali, insomma c'è una varietà, e su questa proprio ricerca di frontiera, quindi trovare nuove strade per poter avere materiali ovviamente allo stato solido che possono essere integrati in dispositivi che mantengano tutte le proprietà quantistiche, possibilmente a temperature elevate e in condizioni di lavoro che possono essere interessanti per la tecnologia. Questi sono alcuni esempi di tecnologie, non dico già in utilizzo, ma sono in stato avanzato, cioè si possono vedere all'opera. Si va dall'utilizzo di appunto di vacanze in nano diamanti per fare imaging, soprattutto imaging metabolico. Si stanno sviluppando tecniche di microscopia che utilizzano le proprietà della luce quantistiche per avere un enhancement della risoluzione. È stato dimostrato la possibilità di appunto di misurare, andare oltre alle lenti di diffrazione, quindi misurare oggetti dell'ordine di poche centinaia di nanometri. Batteri nel loro sviluppo, risonanze magnetiche metaboliche, utilizzando questo tipo di tecnologie. Quindi questa tecnologia non è qualcosa di solo di teorico, ma sono cose che si stanno già sviluppando. E veniamo all'Università Cattolica e ci ricolleghiamo a quello che ha detto prima il collega Costantino De Angelis. Noi siamo all'Università Cattolica e qua in un'area probabilmente sono 100 metri, a 100 metri abbiamo ingegneria. Per motivi vari abbiamo un ecosistema che è un po' unico, nel senso che noi Università Cattolica abbiamo il Dipartimento di Matematica e Fisica, quindi ci occupiamo proprio delle questioni di base, della matematica e della fisica, poi abbiamo ingegneria. Università Cattolica è un grandissimo ateneo a livello nazionale perché ha tutta la parte di medicina a Roma Gemelli, ha tutta la parte di economia a Milano, e quindi noi siamo in una rete che va molto oltre quello che possiamo fare. E quindi questo permette di creare un ecosistema qui a Brescia che è abbastanza. E quindi la sfida è un po' quella di capire se si riesce a creare un polo che coinvolga gli atenei bresciani, coinvolga CNR, coinvolga CSMT per offrire qualcosa di davvero. Noi in particolare ai laboratori di fisica della materia che abbiamo appunto qua a Brescia, ci occupiamo dell'utilizzo di tecnologie ottiche molto avanzate che utilizzano impulsi di luce molto brevi e stiamo in grado di manipolare le proprietà quantistiche della luce per fare spettroscopia su materiali quantistici. E quindi si usa la luce quantistica per manipolare le proprietà dei materiali, per in qualche modo fare storing di informazioni, lettura e quindi
mettere insieme una parte di materia quantistica e di luce quantistica. Quindi passiamo la parola adesso a delle applicazioni più concrete, ma il messaggio dei due atenei congiunti è quello di cogliere l'opportunità di rendere un polo che è abbastanza dopo. Grazie. Il messaggio di Claudio Costantino è stato fin troppo chiaro. Vi sono state spiegate le quattro aree delle tecnologie quantistiche, sono stati fatti anche degli esempi applicativi, no? Che riguardano almeno 4 o 5 settori diversi, in parte presenti anche su questo ecosistema. Quindi prima di proseguire e magari di collegarci anche altri speaker in remoto, chiederei se c'è qualche domanda da parte del pubblico, qualche curiosità, non preoccupatevi se magari la domanda può sembrare banale, ma siccome stiamo parlando proprio di argomenti che non sono all'ordine del giorno, insomma, da chiacchiere davanti a una macchina del caffè, apprezzerei, ecco, che ci fosse già qualche domanda, qualche spunto da condividere con gli speaker che ho a destra e a sinistra. Vi chiedo di presentarvi anche. Buonasera a tutti, Manuel Crotti di Security Pattern, e all'interno della mia società c'è un crittografo che ha sviluppato tra l'altro un algoritmo che è Quantum Proof. Quindi sono contento che si cominci finalmente a parlare di Libertone. E mi chiedevo, perché cominciano a girare leggende più o meno strane sui simulatori di computer quantistici, se ci fosse la possibilità di sviluppare con architetture deterministiche dei simulatori di computer quantistici e se sì, con che prestazioni. Ok, sentite? Sì. Allora, visto che magari c'è pubblico fuori, vediamo. Allora, come dicevo prima, in sistema quantistico c'è tanta informazione, scala in maniera esponenziale. Questo scalare in maniera esponenziale vuol dire che se prendiamo tutti i computer sul pianeta Terra, li mettiamo assieme, c'è un solo enorme computer e riusciamo a simulare 10 particelle quantistiche. Per simularne 11 ci sarebbe almeno il doppio dei computer che esistono. Quindi questa è una barriera, presto, se si va avanti, presto servono più computer che gli atomi dell'universo, quindi nel modo poetico che i fisici dicono che è impossibile. Quindi su un computer classico è possibile simulare, ci sono servizi oggi che simulano sistemi quantistici su computer classici. Noi, in quanto accademici, in quanto ricercatori, è quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Quando dobbiamo pubblicare un articolo, facevamo un programma che girava sul nostro computer classico e simulava. Il punto è quanto puoi simulare. E puoi simulare poco. Nel caso specifico della crittografia quantistica o degli algoritmi per rompere la crittografia quantistica, non c'è nessun vantaggio, perché si parte da hardware classico, ci si implementa sopra una simulazione quantistica, ma there is no free lunch. La potenza che stiamo sfruttando è ancora quella classica, nessuno va di meno. Ci sono piuttosto sistemi, sono approcci che sono utili da un punto di vista pedagogico, da un punto di vista di sviluppo, per preparare hardware, preparare algoritmi, ma la potenza computazionale alla fine è quella del sistema classico, perché letteralmente si sta parlando del sistema classico. Qualche altra domanda? Giorgio Triva di Copan, ero interessato ad avere qualche informazione in più su quanto è complicata la scalabilità, per esempio, dei sistemi con nitrogen vacancy che Claudio ha citato prima nella sua presentazione. Allora, tecnicamente, va bene, non c'è bisogno di riprendere la slide.
Allora, tecnicamente la singola vacanza di diamante è la cosa più piccola che uno possa fare. Il problema è la lettura di questi sistemi che tendenzialmente viene fatta per via ottica o in fluorescenza. Quindi siamo abbastanza sicuri che questa sia la cosa più piccola che si possa fare in termini di sensibilità rispetto a qualcosa che deve avere delle proprietà magnetiche. Il lavoro grosso che penso si stia facendo e si possa fare è quello sulla sensibilità nella lettura di questi chiamiamo sensori. E poi anche nel come manipolarli, nel senso non è facile poi sistemarli nella posizione che serve come un'eventuale applicazione, quindi la direzione di ricerca diretta è questa. Sulla parte invece di utilizzo di luce strutturata o luce per proprietà quantistiche, lì è interessante perché la parte di microscopia si basa su strumenti che sono del tutto convenzionali, cioè un microscopio del tipo convenzionale si tratta di manipolare la luce. E questo è qualcosa che uno può fare indipendentemente, quindi sfruttare una serie di tecnologie e strumenti che ci sono, semplicemente utilizzando una luce un po' più intelligente, nel senso che ha una correlazione tra fotoni che permette di passare moltissimo. Quindi direi che sono entrambe due direzioni molto, molto interessanti, molto promettenti. Grazie per le tue domande. Non so se volete. Semplicemente mi piaceva aggiungere una cosa riguardo alla scalabilità in termini di numero di vacanze che si possono mettere all'interno del diamante. Ovviamente il numero che ci permette è estremamente elevato. Il problema è se vuoi che mantengano delle proprietà quantistiche e quindi se non sia semplicemente un ensemble classico, ma degli oggetti quantistici che si entanglano, come diceva prima Simone, ecco, questo è molto più complicato, hai bisogno di un sistema posizionamento con precisione atomica, e direi che ci sono tre aziende nel mondo che sono in grado di farlo, quindi si comincia a fare, si parla di numeri di qubit in diamante dell'ordine di qualche unità, ok? Quindi è un approccio a stato solido, ma ci vorrà un pochetto in questa direzione. Grazie. Posso aggiungere una? Una parola, il tema sollevato, se io voglio un oggetto quantistico, vorrei un singolo oggetto isolato che non interagisca con nulla. Questo è vero perché vogliamo che l'oggetto rimanga quantistico per un corso. C'è anche però un'altra direzione, che è quella di essere noi più veloci della decoerenza del sistema. Quindi tutto l'utilizzo della fisica che va dai pochi femtosecondi e gli attosecondi apre spazio a invece utilizzare oggetti quantistici a densità molto elevata che magari diventano classici pochissimo tempo, ma non siamo più veloci. Quindi ci sono anche un'altra direzione un po' complementare a quelle che abbiamo mostrato. Grazie della domanda, grazie per le risposte. Io direi che c'è tempo ancora per un'altra domanda, altrimenti poi c'è una sessione conclusiva, quindi procederei a questo punto con l'intervento da parte di Massimiliano Di Stenza, Head of Quantum Technology Optronics Lab del gruppo Leonardo, al quale chiedo, Massimiliano, qual è l'approccio seguito dall'azienda, nel vostro caso, per lo sviluppo di sistemi integrati. Abbiamo parlato di quattro pillar, no? Di quattro aree di tecnologie quantistiche. Leonardo come svolge, progetta e agisce su queste quattro aree? Ok, allora non so se vedete o due
poche slide, ma giusto. Ok, mi sentite l'audio? Sì. Okay. Allora, dunque, sì, allora, come diciamo Leonardo è entrata e quando è entrata è in qualche modo in questo tipo di tecnologia, è figlio del... di che cosa è Leonardo? Allora, in 30 secondi, Leonardo è un gruppo sì, molto grande. Siliano, Puoi alzare il burnone? Tieni il microfono vicino alla bocca. Benissimo, vediamo se così va meglio. Può funzionare? Ci siamo? Benissimo. Allora, dunque, è un gruppo transnazionale, è un gruppo trasversale dal punto di vista dei prodotti, che si occupa di elicotteri, di aeronautica, di sistemi di elettronica, di spazio, di sistemi cyber, quindi di sistemi di comunicazione. Allora, questo significa a un certo punto farsi una domanda e chiedersi che cosa possiamo fare con le tecnologie quantistiche e dove intercettano queste tecnologie nel futuro, il loro sviluppo, i prodotti. È una domanda complessa, è una domanda che riguarda anche il potenziale ritorno di business e per diversi anni, fino a diciamo 5 anni fa, la risposta di Leonardo è stata stiamo a guardare. Dopodiché 5 anni fa diciamo l'approfondimento insieme a una riorganizzazione interna ha portato a ragionare sulle potenzialità e è un'interazione in questa analisi tra i domini di prodotto e di attività di Leonardo, che sono domini trasversali, appunto come racconta questa immagine, domini fisici, aria, terra, spazio, mare, navale, sistemi droni, ma anche sulla destra sistemi cyber, sistemi in qualche modo basati computazionalmente e software. Allora, la riflessione sulle potenzialità della meccanica quantistica e della seconda rivoluzione quantistica ci hanno fatto ragionare in questa intersezione sul fatto che in qualche modo, mentre come sono stati raccontati bene dalla parte universitaria oggi, dai professori, ci sono più potenzialità su più fronti dei sensori, delle comunicazioni, del computing, delle comunicazioni, della tecnologia quantistica, contemporaneamente noi avevamo bisogno esattamente di queste potenzialità e ne avevamo bisogno su più piattaforme e potenzialità di acquisire dati, di scambiare dati e di processare dati e esattamente in qualche modo sovrapponibili ai pillar di cui abbiamo parlato. A questo punto diciamo la decisione è venuta di investire e di investire con forza queste tecnologie e di investire identificando nella riorganizzazione interna un laboratorio centralizzato che fosse articolato su più unità di ricerca che focalizzavano in qualche modo esattamente con alcuni distinguo proprio quelle aree di domini diciamo delle tecnologie quantistiche. Quindi abbiamo internamente un dominio di comunicazioni quantistiche, dispositivi singoli e reti diciamo che quantistiche di comunicazione, di quantum computing, di quantum imaging, quindi di dispositivi quantistici per realizzazione di immagini e di sensing PNT sta per navigazione, tutto il mondo che ruota intorno al GPS e alla capacità di capire dove certi oggetti si trovano nello spazio. E quello che abbiamo articolato è quindi queste quattro aree di ricerca e in queste quattro aree abbiamo deciso di fare non diciamo in qualche modo solo partnership con enti di ricerca esterni o accademici ma forte e decisa attività di ricerca, quindi per esempio, e qui vado veramente veloce, attività di ricerca per sviluppare e abbiamo dei prototipi già di laboratorio che interagiscono già con le unità di business, di generatori di numeri casuali che sono poi la matrice con cui si costruisce per esempio le chiavi, le password e tutto quello che è le
i meccanismi di protezione dell'informazione, ecco, basati sull'intrinseca causalità della meccanica quantistica. Device che sono in grado di scambiare, quindi questo è un modo per generare delle chiavi crittografiche, delle password, degli oggetti che servono a cifrare l'informazione, poi capacità di scambiare quelle chiavi crittografiche sviluppando dei device che per esempio riescono a scambiarli free space, in spazio libero tra due building, tra due edifici, per realizzare delle reti in qualche modo a supporto di clienti che possono essere da chi gestisce infrastrutture critiche al cliente sicurezza, protezione civile, allo stesso modo mettere insieme tutti questi sistemi, insieme anche quella che abbiamo indicato qui come post quantum cryptography, di fatto sono algoritmi resistenti ai futuri computer quantistici, ed essere in grado di mettere insieme tutto questo e farne reti grandi, reti anche metropolitane o di dimensioni nazionali, al servizio dei nostri clienti. Dopodiché c'è il mondo del computing, il computing che è per esempio computing, sviluppo di attività teoriche, come indicato qui, ma anche simulazioni, come in qualche modo è stato enunciato, tentativi di simulare un computer quantistico su un HPC sai, per high performance computer, ed è qualcosa che è un asset tecnologico che esiste in Leonardo e che è un computer ad altissime prestazioni per supercalcolo e che ha, fa qualcosa di quello che si è detto, ma simulare non soltanto il calcolo ma anche il potenziale rumore che un'eventuale macchina quantistica può generare, e poi implementare algoritmi che vanno dall'ottimizzazione al machine learning a uno speed up, per esempio per un oggetto che noi sviluppiamo che è il radar. Qui è raccontato un tipo di macchina quantistica su cui lavoriamo in particolare, che è la macchina quantistica tecnologia fotonica, che utilizza i fotoni, quindi i quanti di luce, la luce, nelle varie alternative che esistono in questo mondo quantistico, una di queste è stata approfondita in particolare, senza escludere le altre che sono comunque oggetto di analisi da parte nostra. In questa fase sviluppiamo algoritmi e abbiamo forte cooperazioni con chi sviluppa l'hardware. Qui abbiamo indicato alcuni dei partner con cui lavoriamo, italiani e non italiani, per fare in questo modo questa strada insieme. E dopodiché c'è la parte di imaging. Qui l'imaging, io non vado nel dettaglio, ma di fatto è un modo per vedere oggetti che non è possibile vedere, per esempio guardare dietro un ostacolo, come è indicato in basso a sinistra, quindi guardare perché un ostacolo che copre un certo oggetto può essere illuminato perché io ho la capacità di raccogliere fotoni rimbalzanti anche più volte nell'ambiente e rimetterli insieme per ricostruire l'immagine persa di quell'oggetto. Poi sistemi sulla destra che utilizzano l'entanglement di cui si è parlato anche poco fa, senza appunto qui anche andare al dettaglio, ma per massimizzare in qualche modo le prestazioni. Questo poi è un'altra attività, e anche qui di fatto utilizzare tecnologie che permettono di fermare gli atomi, e anche questa è una delle tecnologie della seconda quantizzazione, quando si è detto poco fa, della seconda rivoluzione quantistica, quando si è detto poco fa, siamo in grado di controllare il singolo atomo, significa fermarlo ad esempio, quindi renderlo quasi immobile, quindi renderlo, se quell'atomo diventa la base di un orologio atomico, in qualche modo l'accuratezza di quell'orologio può migliorare in maniera esponenziale. Adesso qui ho lasciato, questo è un esempio che in questa carrellata ho voluto lasciare, l'oggetto che guarda dietro gli angoli è questo in basso a sinistra, spara luce su un muro o su un soffitto o su un pavimento ed è in grado di trasformare qualunque muro, soffitto, in pavimento in uno specchio, raccoglie quei fotoni, pochi,
e che ritornano indietro dove avevano rimbalzato più e più volte, li rimette insieme e ecco sulla destra si vede la persona che si muove, in qualche modo è ne è ricostruita l'immagine. Questo è sono i data ovviamente grezzi, poi c'è un post processing che facciamo a prescindere, ma questo ci dice che quella zona che era totalmente inaccessibile, che è dietro a questo muro, la zona che sulla sinistra è occupata da quel target a forma di S, in realtà se è occupata da una persona, quella persona io in qualche modo ne ricostruisco in tempo reale le fattezze, la classifico come persona e non come oggetto, e in un contesto che può essere anche di sicurezza, diciamo anche di sicurezza e di anche di, poi diciamocelo, in contesti anche di difesa, di conflitti asimmetrici anche in territori urbani, come in qualche modo ce ne riportano le cronache in questo periodo, questo oggetto è un oggetto che ci permette di difendere l'operatore dalle minacce senza essere necessariamente esposto per la necessità di dover guardare dietro quegli angoli che gli potrebbero occupare la minaccia. Ecco, questo è uno dei prototipi che poi ovviamente adesso punta ad andare sul prodotto e che ci giustifica il nostro ingresso insieme agli altri che ho raccontato prima in meno dettaglio. E l'interazione di questi oggetti è la cosa fondamentale, cioè questi tre mondi, il computing, il sensing e l'imaging e la comunicazione, nell'ambizione, nella strategia di Leonardo, interagiscono tra loro. E oggi come oggi Leonardo è l'unico attore industriale, sicuramente a livello nazionale, che abbia una presenza nel mondo quantum su tutti e tre quelli che sono stati chiamati pillar di sensing, communication e computing, e uno dei pochi, un altro o forse altri due ce ne sono a livello europeo, probabilmente allo stato attuale un solo altro oltre a noi, e per aver fatto leva sulla potenzialità di quel portafoglio di prodotti trasversali, ad aver utilizzato quella trasversalità facendolo in qualche modo interagire con la forte trasversalità del mondo quantum. Questo è un po' la nostra esperienza, poi dopo magari possiamo ragionare anche sulla governance che è necessaria per gestire tutto questo e per renderlo efficace dal punto di vista industriale, perché poi il contesto industriale ha dei requisiti suoi specifici. E non so se vogliamo parlarne ora oppure in un secondo giro. No, parliamone dopo, Massimiliano, intanto ti ringrazio per questo primo intervento. Approfondiamo a questo punto il pillar del quantum communication. Prima Costantino ha accennato al teorema della non clonazione. Quindi a questo punto introduco Tommaso Chipinti, co-founder e CEO di QTI. QTI è stato uno spin-off del CNRIO, ad oggi è un'azienda completamente autonoma e indipendente. Quello che chiedo a Tommaso è se lo scambio di chiavi quantistiche oggi può essere integrato nelle infrastrutture tradizionali, nelle infrastrutture presenti in comunicazione. Intanto grazie mille agli organizzatori e a voi presenti. Sicuramente si può integrare, e io ve ne faccio vedere qualche esempio pratico, molto pratico e molto posso dire misurabile. Faccio però una premessa, vi faccio vedere un secondo chi siamo. Siamo un'azienda fondata come spin-off ufficiale dell'Istituto Nazionale di Ottica, del CNR, fondata a Firenze, però con già presenti circa 32 persone occupate, quindi siamo uno spin-off che è cresciuta molto velocemente, siamo nati nel 2020. E vedete, siamo anche di fatto Firenze e l'headquarter, abbiamo anche una sede staccata a Prato e a Roma. Questa è la storia nel senso che l'ho già detta all'inizio, ma la cosa importante da sottolineare è che questo tipo di tecnologie
riscuote l'interesse forte dei gruppi industriali. Abbiamo visto Leonardo e adesso io vi faccio vedere TIM, per esempio. Telecom Italia nel 2021 ha deciso di investire nella nostra società, comprandosi una buona parte delle quote, addirittura altre. Quindi questo per farvi capire che non stiamo parlando di fantascienza, ma stiamo parlando di tematiche che interessano poi chi le tecnologie delle telecomunicazioni le applica davvero. E allora, questa è una slide riassuntiva solo per dire che cosa facciamo. Noi facciamo, diciamo, quanto distribution, quindi distribuzione di chiavi crittografiche per via quantistica, ok? Cosa vuol dire? Vuol dire che usiamo le proprietà quantistiche, in particolare questi singoli fotoni, non usiamo i fotoni anche noi, che sono stati ampiamente introdotti dai miei nostri colleghi, e li utilizziamo, questi singoli fotoni, e li trasmettiamo, li spediamo da un punto A a un punto B. Questo punto A e questo punto B manipolano, scrivono e leggono questi singoli fotoni e ne derivano, adesso con gli algoritmi, delle chiavi, in particolare delle chiavi simmetriche, ok? Cosa vuol dire? Vuol dire che al punto A e al punto B queste due chiavi sono uguali e possono essere utilizzate da degli operatori, da delle applicazioni, in particolare da cifranti o da stati superiori del livello OSI, per chi mi segue dal punto di vista dell'applicazione. Aver fatto questo, è già stato detto ma lo ripeto, mi garantisce la sicurezza incondizionata delle chiavi crittografiche. Perché? Perché esiste il no cloning theorem, che è stato citato, e alcune altre proprietà che non vengo a sottolineare, che mi garantiscono appunto la sicurezza incondizionata. Qualunque capacità computazionale o di altro tipo avesse il nostro attaccante, l'eavesdropper, noi saremmo immuni e potremo fare una detection al 100% della presenza degli eavesdropper nel canale di comunicazione. Vabbè, questi sono i prodotti che facciamo, vado via veloce, ma per farvi vedere che sono apparati che installate in rack, cioè non è una cosa, posso dire, è proprio qualcosa che si mette nella centrale telefonica, nella centrale di smistamento dati, nel vostro ufficio, potete immaginarveli come dei firewall, ok? E di fatto in realtà la macchina di sinistra crea veramente queste chiavi crittografiche, come ve l'ho raccontata, quella del centro è il gestore di queste chiavi, perché queste cose si possono applicare in reti complesse, in reti articolate, non un collegamento punto punto, ma anche in una rete geografica molto complicata per connettere Milano con Napoli, per fare un esempio. Quindi serve un'entità, il key management entity, che possa governare la generazione delle chiavi. Sulla destra vedete anche il tema dell'SDN, di nuovo per chi è esperto del settore, software defined network, e poi il framework nuovo per le reti di comunicazione. Io vorrei lasciarvi però raccontandovi appunto che queste cose in realtà si realizzano, come vi ho fatto vedere, ma si applicano realmente. E allora in alto a sinistra vedete un esperimento che è durato circa una quindicina di giorni, che abbiamo fatto durante il G20 a Trieste, e poi abbiamo fatto per la prima volta a livello internazionale, worldwide, sono stati i primi, insieme al CNR dell'Università di Trieste e altri partner accademici e non, abbiamo realizzato la prima rete internazionale di quanto key distribution, collegando Trieste con Rijeka e Lubiana. Sulla destra, in alto a destra, molto concretamente abbiamo posizionato dei nostri sistemi anche nella Casa delle Tecnologie di Prato, tanto per dirvi che poi queste cose si concretizzano anche in eventi locali, in cui poi dopo queste case delle tecnologie poi permettono di dare a noi benefici di immagine e di comunicazione, ma anche dal punto di vista dell'indotto tecnologico che si può creare da questo tipo di tecnologie. Poi ovviamente è un'altra applicazione tipica, è stata abbastanza citata da Leonardo precedentemente, sono le applicazioni militari. L'anno scorso siamo stati a Yuma in un experimental demonstration gateway event dove abbiamo applicato la quantistica, la quantum key distribution,
nella, in un battlefield diciamo simulato, e vi assicuro che i nostri apparati sono stati ben stressati perché eravamo in un deserto e portavano in giro con le camionette dell'aeronautica in quel caso. L'ultimo diciamo, spunto che vi do, la Commissione europea ha investito, sta investendo tantissimo in questa tecnologia, attraverso per esempio i progetti LPCI, sono progetti importantissimi per lo sviluppo di reti quantistiche nazionali e cross nazionali, e a causa di questi vari enti pubblici e privati stanno acquistando strumentazione. Noi ne abbiamo già consegnati a Cipro, a Napoli, insomma, nei vari contesti, e abbiamo realizzato reti complete, Cipro, Bulgaria e Danimarca, di geotermia quantistica. E vi ringrazio. Grazie a te, Marco. Benissimo, finora abbiamo affrontato soprattutto lo scenario tecnologico. Abbiamo visto prodotti già disponibili per il mercato, come abbiamo dimostrato oggi, abbiamo visto applicazioni già presenti o a medio o a lungo termine. Adesso scherziamo bruscamente e parliamo invece, trattiamo l'argomento sotto un altro aspetto, cioè quello dei finanziamenti. Il mercato globale di tutte le tecnologie quantistiche ha raggiunto, leggo da rapporto McKinsey, 6,8 miliardi di dollari nel 2022. Ed è previsto che nel 2040 questo budget arrivi a 106 miliardi di dollari. Si parla di record di creazione di start-up, record di creazione di imprese, soprattutto nell'Unione Europea nel 2022. E quindi a questo punto si parla di grossi investimenti, soprattutto fatti da paesi come gli Stati Uniti, e prima abbiamo citato anche la Cina. A questo punto chiedo a Francesco come stanno investendo invece le istituzioni italiane, no? Quali sono le opportunità da questo punto di vista in Italia? Sì, grazie. Mi sa che quello si potrà un attimo, queste sono quelle prima. Eccoci qua. Allora, questa in realtà è l'investimento europeo, già citato da Tommaso. La Commissione europea diciamo, ha seguito un approccio diciamo, da libro di testo, nel senso che si parte la ricerca di base, che è finanziata dai programmi come la Marie Sladowska e io, l'European Research Council, ma vedete, guardate anche gli anni, e cresce attraverso i progetti e i framework europei verso tecnologie sempre più applicate, verso infrastrutture a disposizione di aziende ed utenti. E questo funziona attraverso il finanziamento di progetti transnazionali, questo per esempio è Quantera, che ha distribuito a partire dal 2017 circa 150 milioni di euro per finanziamenti transnazionali base, arrivando alla flagship quantistica, che è una diciamo, iniziativa di sviluppo di ricerca ancora, con circa 1 miliardo di euro nel periodo dal 2020 al 2030 circa, all'arrivo di tre grandi infrastrutture. Una è l'infrastruttura di sensing e metrologia, che deve servire sostanzialmente a creare gli standard, a consolidarli, a certificare i prodotti, e quindi deve essere un'infrastruttura che non può che essere di livello continentale. A quella che ha citato Tommaso, la European Quantum Communication Infrastructure, cioè un'infrastruttura che permette la comunicazione quantistica a livello del continente europeo, quindi nelle singole nazioni e poi fra le nazioni europee, in fibra e via satellite, e per arrivare all'infrastruttura di computing e simulazione quantistica, il L2CS, che come Simone ha fatto notare, i grandi computer quantistici non saranno degli oggetti che vi troverete sul tavolo, non saranno gli oggetti che vi troverete sul tavolo, ma saranno gli oggetti che avete in cloud, e per connetterli in cloud dovrete usare questa infrastruttura per accedere a questo.
contestata. Quindi a livello dell'Unione Europea si è arrivati a mettere in piedi quella che si chiama una quantum fleet, con un investimento complessivo, se si include anche la parte di fabbricazione con il CHIPS Act, di circa 9 miliardi di euro. Allora, a livello italiano, qual è l'ecosistema attuale? Beh, l'ecosistema attuale è quello del Piano Nazionale Recupero e Resilienza, che ha messo a terra per questi 3 anni circa, dal 23 al 25, 200 milioni di euro, agganciandosi in che modo? Agganciandosi alla programmazione europea, quella della flagship, quella dei progetti Quantera, quella dell'infrastruttura di comunicazione, scusate, di computazione, con circa 30 milioni nel Centro Nazionale di High Performance Computing e Quantum Computing, con una ventina di milioni nell'infrastruttura di comunicazione quantistica. Questi fondi vengono per lo più dal MUR, ma in qualche caso anche dal Ministero delle Imprese. Con la creazione di un'infrastruttura per lo sviluppo di sistemi fotonici, che è iFox, con una cinquantina di milioni di euro, e al centro di questo sistema un partenariato che mette insieme sia università che enti di ricerca che industrie, e prossimamente vorrebbe mettere insieme startup. Come lo fa? Lo fa mettendo a disposizione i laboratori dell'università e degli enti insieme alle aziende grandi, come potrebbero essere Leonardo o Thales Alenia Space, che mettono a disposizione centri di ricerca e fanno già parte del partenariato, ma anche con bandi a cascata, cioè aperti. Una parte di questi 115 milioni, per la precisione 25 milioni, sono diciamo a disposizione, sono in parte già stati banditi e in parte devono essere banditi, per coinvolgere ulteriori università ed enti nello sviluppo della ricerca, ma anche per coinvolgere aziende. A breve avremo un set di bandi dedicati alle aziende. In che modo? Beh, evidentemente per le aziende che si sentono già in grado di sviluppare dei prodotti, o che hanno già la possibilità di sviluppare dei prodotti di interesse o di livello quantistico, avremo un certo tipo di finanziamento. Per aziende che invece intendono collaborare con le università, con gli enti, potremo invece finanziare lo sviluppo di laboratori congiunti, dove il personale delle aziende potrà venire non solo a formarsi, ma semplicemente a collaborare alla ricerca, e in parte, come sottolineava prima Giancarlo, ad aiutarci ad andare nella direzione delle esigenze del mondo produttivo, perché noi evidentemente come laboratorio abbiamo le nostre direzioni di ricerca, ma dobbiamo anche in molti casi l'idea di crescere dal punto di vista del trasferimento tecnologico è proprio dato da avere l'input delle aziende. Ecco, questo è più o meno il nostro ecosistema nazionale per i prossimi 2-3 anni, e quindi ci sono senza dubbio, c'è una tendenza per questa ricerca, c'è un programma sia a livello del Ministero dell'Università e della Ricerca che a livello del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per cercare di spostare questa ricerca questo campo dal livello della ricerca fondamentale al livello della tecnologia che si è a disposizione delle aziende. Grazie Francesco. Francesco ha descritto molto bene come le istituzioni investono, chiaramente prendendosi il rischio di questi investimenti. A questo punto chiedo a Simone qual è il ruolo invece del privato, no? Quindi che ruolo gioca il privato in fatto di investimenti? Allora, come giustamente detto, questo è un caso da manuale, il pubblico fa dei risking, quindi si accolla tutta una parte di rischio, famosa in America, il caso della DARPA, da cui tante cose sono uscite fuori, che sono rischi di lunghissimo termine,
che nessun attore privato ci può permettere. Qui in questa slide faccio un po' di esempi dei vari macro ambiti in cui il privato o lo pseudo privato, perché poi da dove vengono i soldi dietro spesso e volentieri sono comunque soldi in qualche forma pubblica reinvestiti. Però in alto abbiamo il corporate, quindi grandi aziende che sviluppano nelle loro business unit la propria tecnologia o che magari sviluppano tecnologia in collaborazione con laboratori misti insieme a laboratori accademici. Leonardo, abbiamo sentito l'intervento di Leonardo, quindi non mi dilungo su questo. Poi abbiamo no profit che spesso hanno ruoli, si occupano del software, si possono occupare di educazione, si possono occupare di coordinamento, e anche lì abbiamo avuto l'esempio di Nathan che ci ha parlato di Unitalia Fund. Poi abbiamo tutto un mondo di incubatori e acceleratori di impresa. Ne parlerò di più tra qualche minuto, ma sono tutte entità che sono necessarie per fare questo passaggio, questa transizione tra il laboratorio e la compagnia, una volta già avviata, i primi inizi in cui ci sono tanti bisogni non risolti e in cui spesso manca anche tutta una parte di sia tecnologica, di laboratori e di human resources. Esistono queste entità che aiutano le giovani startup a crescere. E infine c'è il mondo del venture capital. Venture capital, quindi sono prioritari, penso si chiami capitale di rischio, in cui abbiamo investitori professionisti che investono, che sono pronti a investire grandi somme e con profili di rischio molto elevati, quindi sono pronti a investire in tecnologie che in molti casi possono, perché si rivelano una tecnologia adatta o per semplice sfortuna, possono portare da nessuna parte e quindi perdere il capitale investito, o anche nel migliore dei casi spesso ci vogliono anni, quindi in base non solo deve essere un capitale che abbia fame di rischio, ma deve essere un capitale che sia anche paziente, non debba per forza liquidarsi a 12 o 24 mesi. Qui faccio l'esempio di QuantoNation, di cui parlerò dopo, scientifica di cui Nathan ha già parlato, e qualche altro esempio che investe in tecnologie quantistiche. Per entrare un po' più nel dettaglio su questi fondi, io parlerò soprattutto di questi perché del finanziamento soprattutto per le startup. Vorrei fare un attimo, spendere due minuti far capire cos'è la tecnologia deep tech, perché la tecnologia quantistica è una tecnologia deep tech, e come tutte le tecnologie deep tech ha bisogno di strumenti di finanziamento specifici. Su questo grafico ho messo sui due assi i rischi che una compagnia, una startup può avere. Ci sono due tipi di rischi. C'è il rischio tecnico-scientifico, che quindi risponde alla domanda: siamo in grado di farlo, ci riusciamo? E poi invece sull'altro asse ho messo il rischio di mercato, che invece risponde alla domanda: sì, supponiamo che ci riusciamo, poi riusciamo a venderlo, riusciamo a creare un modello economico sostenibile. Quindi, per esempio, in basso a destra abbiamo quindi rischio scientifico alto, rischio di mercato basso, Startup Biotech che vuole fare una tour per il campo, magari non ci riescono, ma se ci riescono non c'è dubbio che il mercato li accolga. In alto a sinistra abbiamo invece Uber. Nessuno aveva alcun dubbio che l'app di Uber per chiamare il taxi funzionasse. Il dubbio è il modello economico che c'è dietro può funzionare. Il quantum, come tutto il deep tech, sta lì. Quindi ha rischi molto elevati sia in termini di energy, sia in termini di mercato. Non ci siamo inventati adesso col quantum. Prima qualcuno ci dava il laser quando fu inventato fu chiamato una soluzione alla ricerca di un problema. Perché non è che una volta inventato il laser abbiamo sostituito le lampadine a incandescenza. Le applicazioni del laser sono state create dopo, quindi chi ha cominciato a fare lo sviluppo ha dovuto prendere un rischio non solo per riuscire a fare il laser, ma anche per aspettare che si creasse sotto di esso un ecosistema capace. E qui porta al fatto dei problemi del venture, del mondo del venture, perché quando abbiamo il deep tech,
quanto è un deficit di questo del deep tech oggi, c'è un grande problema per i investitori cioè di arrivare a valutare la tecnologia dal punto di sviluppo, gli sviluppi futuri, anche mettendoli su una timeline, per riuscire a capire, per riuscire a fare investimenti razionali. Con Nathan, che adesso appunto è il founder, e con Robert Marino, che adesso è il CEO di Qubit Pharmaceutical, già nel 2016 creammo il progetto Quantica, che era con cui fornivamo appunto due diligence su temi legati al quantum, all'universo quantum, perché già da allora era chiaro che ci cominciava a essere una fame da investitori, da quanti venture, di investire in questo mondo, ma era una scatola nera di cui era difficile entrare. Infatti i fondi di venture, soprattutto i fondi di venture di tech, eventualmente si sviluppano fondi specializzati su verticali molto stretti, in modo tale da poter avere all'interno tutta una buona parte del know-how necessaria per fare valutazioni, e nel mondo del quantum questo è stato fatto inizialmente da Quantonation. Questo è il team recente di Quantonation, è stato lanciato da Christophe Jobsack, questa persona qui, che aveva fatto un dottorato con quest'altra persona qui, che è un premio Nobel, alla NASPE, e che hanno lanciato il primo fondo specializzato sulle tecnologie quantistiche, sfruttando un'esperienza top level in questo dominio. Questo è il primo fondo di Quantonation, si è chiuso alla fine del 2021, è un fondo da circa 100 milioni. Possiamo vedere come Quantonation abbia investito dietro a Pascal e, per chi conosce un po' l'universo delle startup quantum, gran parte delle startup quantum più conosciute sono nel loro portfolio, e vediamo che coprono tutte le verticali, computing, network, sensing, e in fondo anche le startup non identificabili, quindi si sono inventati il termine physics, io sono veramente, sono sensori. E qui vengo a quando ho detto prima gli incubatori. Allora, questo è un frigorifero di missione. È un frigorifero essenzialmente, che permette di abbassare la temperatura a dei livelli a cui questo entanglement quantistico può sopravvivere abbastanza lungo per poter usare. Ecco, dentro questo frigorifero, dentro il frigorifero c'è il computer quantistico, però ormai l'immagine del computer del frigorifero di emissione per il pubblico è diventato il computer quantistico. Adesso questa macchina costa almeno, diciamo, un milione, cifra rotonda, 1 milione di euro. Per una startup è estremamente difficile, al momento in cui si lancia, riuscire ad accedere ai macchinari necessari, perché appunto c'è un costo di laboratorio estremamente elevato. Quindi un meccanismo che si sta sviluppando, anche qui Quantonation ha avuto un ruolo, è quello di creare i Quantum Studio, che sono startup studios, quindi chi conosce il modello di startup studio, che sono come degli incubatori che offrono non solo tutti i servizi lato business, ma offrono anche a fianco dei laboratori attrezzati in cui le startup che sono nello studio possano svilupparsi. Il primo Quantum Studio è stato lanciato ufficialmente a Sherbrooke, in Canada. Ce ne sono altri che sono stati annunciati, sono in fase di lavorazione, uno in Francia e un altro in Maryland, e ce ne sono altri, tra cui ci sono anche progetti, ci sono discussioni attuali per crearne uno in Italia. E penso che a questo punto passiamo all'ultima domanda a Massimiliano, se ancora connesso. Visto che più volte abbiamo citato la collaborazione tra il mondo dell'industria e il mondo della ricerca, Massimiliano, se puoi descriverci qual è il modello di governance che il gruppo Leonardo ha scelto proprio in quest'anno. Massimiliano, ci sei? Sei in mute? Ecco. Ok, vedete slide? No, non vedete niente? Ok, e ecco qua. Ok, e mi sentite, no? Adesso? Sì. Ok. E sì.
Ok, e allora vi racconto, quindi brevemente sì, il punto è a questo punto rispetto al discorso che facevamo prima. Ok, benissimo, sistemiamo. Allora, se mi confermate che mi sentite, riagganciando allora, al discorso che facevamo prima, a valle della decisione di diciamo iniziare a implementare un percorso di ricerca e sviluppo nell'ambito quantum, le opzioni di governance sono molte. Allora, la prima ovviamente è quella fondamentale, su che abbiamo smarcato in maniera anche decisa, è quella di decidere se fare ricerca internamente, quindi un approfondimento di sviluppi sperimentali e di ricerca di soluzioni tecnologiche all'interno e con finanziamenti interni, oppure per esempio fare open innovation, fare partnership con centri di ricerca esterni, accademia, eccetera. Questa scelta è stata fatta diciamo nella direzione della prima soluzione, quindi di sviluppare, di investire internamente per sviluppare in proprio le soluzioni di cui ritenevamo di aver bisogno. Dopodiché c'è una problematica che ha a che fare con come costruiamo l'organizzazione. L'organizzazione di Leonardo è un'organizzazione di iperdivisioni di business, ed è sempre stata realizzata con una holding o con una corporate centrale molto leggera. La scelta di, diciamo, 4 anni fa è stata quella invece di, in qualche modo, se vogliamo, appesantire o invece in maniera diversa, irrobustire la corporate, creando una ricerca non soltanto fatta dalle divisioni di business e che è rimasta, che è quella per TRL, quindi per livelli di maturità tecnologica molto elevati, ma realizzare una struttura corporate che è ramificata, che è quella che vedete in questa immagine, che di fatto realizza e porta il nome di Leonardo Labs da quasi 4 anni e realizza ricerca a basso TRL, quindi a maturità, domini di maturità tecnologica anche molto bassi, come è il dominio della meccanica quantistica, della tecnologia quantistica a livello centralizzato. Dopodiché le domande su come governare questo oggetto continuano, perché poi ok, io realizzo questa ricerca, qui vedete tra l'altro cerchiate l'area centrale di laboratori e della parte tecnologia quantistica è fondata su Roma, abbiamo un'altra unità che è su Campi Bisenzio, che di fatto è affine perché si occupa di optoelettronica, quindi di tecnologie ottiche affini alla meccanica quantistica. L'area di Genova si occupa di high performance computing e anche di tematiche affini al quantum computing. Di fatto a questo punto il punto è: io ho delle divisioni di business, ho delle soluzioni tecnologiche invece non sviluppate dalle divisioni che vedono il prodotto e vedono il cliente, ma dalla corporate centrale, devo immaginare un percorso che è di matchmaking, di interazione tra quelle che sono le soluzioni che immagina la corporate e quelle che sono le necessità che le divisioni, che il business, che il prodotto in qualche modo genera e ritiene necessario. Questo è un processo iterativo e di fatto di miglioramento e di continuo, che come primo output ovviamente ha la decisione su quali stream di ricerca investire e su quali no, quindi una selezione. E a valle di questo ovviamente abbiamo una definizione degli investimenti necessari interni per fare quegli sviluppi tecnologici. E dopodiché un ulteriore bivio si pone: se questo sviluppo tecnologico interno sia sufficiente o se in qualche modo l'interazione con gli ecosistemi esterni sia utile o magari perché un modello di governance potrebbe definire questa eventuale cooperazione con l'esterno in qualche modo foriere magari di deviazioni da una stella polare che si è definita rispetto agli obiettivi industriali dell'azienda, delle strategie aziendali. Dal lato nostro, il valore aggiunto del networking è stato subito
in qualche modo considerato come positivo, e a questo punto si è deciso di andare con forza, non soltanto in maniera quasi equivalente, su un'azione che portava avanti investimenti interni e un'azione che in qualche modo proponeva idee di progetto in cooperazione con partner nazionali e internazionali. E questo ha generato un portafoglio in questo caso non di soluzioni tecnologiche, che sono quelle di cui abbiamo parlato nella prima domanda, ma di progetti e collaborazioni che, come vedete, sono articolati su una varietà di frame di finanziamento, tra l'altro, ma anche di cooperazione, e quindi che individuano diverse categorie di partner, alcune delle quali sono poi quelle di cui già Francesco ci ha parlato prima, quando ci ha raccontato un po' le forme di finanziamento, e quindi per esempio la European Defence Agency, ma anche la Commissione Europea, ma anche l'Agenzia Spaziale Europea, e poi tutte le modalità con cui la Commissione Europea finanzia per esempio Digital Europe per alcune tipologie di progetti di comunicazione. Il PNRM sta per Piano Nazionale di Ricerca Militare. E come vedete, in tutti questi mondi l'interazione è forte con altri partner. L'ultimo che ho citato è un grosso progetto nazionale voluto dal Ministero della Difesa, in cui Leonardo funge da prime insieme ad altri partner, quali Telsi, Telespazio, o partner universitari come Padova, Roma, o centri di ricerca come l'IRDIM e il CNR. E come poi non mi soffermo, si vede negli altri l'interazione può essere con Airbus, con Thales, ad esempio, che su terreni, diciamo, commerciali si configurano come competitor. Quello che avete, ecco, questo della prima slide riguarda il mondo delle comunicazioni e del computing, la seconda slide riguarda il mondo dell'imaging e del sensing per navigazione. Anche qui c'è una grossa iniziativa europea che va sotto il nome di European Defence Fund, in cui siamo co-partner con Thales e con altri attori industriali europei. Così come un progetto Quantum Flagship con cui siamo appunto col CNR, ma anche col Max Planck, e un altro progetto finanziato dal Ministero della Difesa italiano. Questo in qualche modo è per noi è la scelta la scelta di elezione, cercare l'investimento che definisce l'aggancio con gli obiettivi di prodotto che sono propri e soli di Leonardo, farlo insieme a un ecosistema. Ecosistema significa anche ecosistema di interazione col mondo dell'accademia, quindi anche della formazione. E qui forse vale la pena di menzionare non soltanto la questione della governance, ma la questione delle criticità. Le criticità, diciamo, del mondo quantum e di chi si affaccia dal punto di vista industriale a sviluppare soluzioni in questo mondo, che sono fortemente, io lo ripeto, molti lo sanno, diciamo anche dei convenuti l'hanno sentito altre volte in altri tavoli. Io al di là delle risorse finanziarie, che sono sicuramente una necessità per questo tipo di tecnologia, la grossa criticità, che però appunto possono essere intercettate internamente ma anche esternamente da meccanismi di finanziamento di cui si è detto, la grossa, diciamo, criticità e lacuna strutturale dei sistemi di un sistema nazionale come l'italiano rispetto alla domanda, ma anche del sistema europeo, è rispetto, confrontata, se confrontata con la domanda attuale, è rispetto alle risorse umane. La domanda delle risorse umane sta in una fase di forte crescita, e c'è la necessità che l'offerta di formazione possa seguire con l'adeguata
con l'adeguata rapidità, laddove ovviamente ci sono dei meccanismi non comprimibili, perché sappiamo che c'è una criticità nella selezione dalla parte degli studenti delle discipline STEM, delle discipline tecnico-scientifiche, e quindi è questo che, mentre l'impennata della domanda è andata in maniera molto rapida, ovviamente c'è una non identica elasticità dell'altra variabile, che in qualche modo ha bisogno di tempi più lunghi. Questo è una questione che ha bisogno di riflessione e che va considerata con forza da questo punto di vista. Grazie Massimiliano, abbiamo fatto un po' tardi, però se ci fosse ancora qualche domanda, visto che abbiamo trattato anche degli elementi importanti come i finanziamenti, come la governance, no? Tra attività industriale e attività di ricerca, ben vengano in quest'ultima sessione. Ne faccio una velocissima, chiedo a Simone di rispondere in pochissimo. Esistono startup italiane, visto che tutti gli speaker hanno parlato di startup oltre che gli istituti di ricerca e aziende? Allora, la startup italiana, abbiamo sentito un esempio, ce ne sono sì diverse, alcune al CNR. La risposta generale è sì, ci sono tante startup in Italia, ce ne sono varie altre di italiani all'estero, abbiamo visto Candela, per esempio, una delle startup leader per i futuri unici, il CEO è Nicola Sonaschi, che è anche italiano, ci sto anche io, quindi c'è anche Sensorum, una startup che fa gas sensing di gas usando tecnologie infrarosse. Quindi sì, si sta creando un bel ecosistema e stiamo cercando, appunto, con questi Quantum Studio di renderlo ancora più ricco e di aiutare, appunto, a far emergere queste tecnologie profonde, a fargli fare il salto dal laboratorio al mercato, almeno al tentare la fortuna sul mercato. Grazie ancora Simone. Se non ci sono altre domande, l'appello che faccio a tutti i partecipanti è quello che abbiamo creato, no? Un interesse, una curiosità o anche qualche spunto su cui discutere tramite il CSMT. Siamo tutti a disposizione anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, anche in modalità one-to-one, no? Ad approfondire i need, le esigenze che potrebbe avere ogni azienda con le tecnologie che abbiamo cercato di descriverli nel modo più semplice possibile. Detto questo, passo la parola a Riccardo. No, allora, avevamo detto all'inizio, no? Volevamo incuriosirci, credo che ci sia aperto un mondo, perché di intelligenza artificiale ne parlano i telegiornali, ne parliamo forse anche troppo, forse anche in modo sbagliato, ma il mondo del quantum, io devo dire, l'ho scoperto oggi e sono tutto sommato, come dire, anche preposto a occuparmi di innovazione, quindi immagino gli altri. Detto tutto questo, abbiamo capito però che potenzialità, che potenziale enorme, e ci hanno anche detto, aiutateci a essere concreti, lavoriamo insieme. E se troviamo insieme anche finanziamenti, e ci sono, riusciamo ad aumentare, ad accelerare tutto questo processo. Questo hanno detto. Quindi veramente ci si sta aprendo un mondo di opportunità. Le imprese a questo punto, voglio dire, se incuriosite da tutto questo, dicono, guarda, mettiamoci insieme e cominciamo a vedere se si può sfruttare per certi versi il computer, no? È già disponibile, si riesce a trovare un finanziamento che ne facilita l'utilizzo, a questo punto possiamo dare adito e potere, diciamo, alle nostre curiosità di dire come mettere a terra certe idee, l'idea di poter vedere al di là dei muri, no Marco? Cioè,
poter sentire cose che nel mondo dell'appoggio tradizionale non vedi o non senti. È chiaro che ti s'apre un mondo, no? Ti s'apre un mondo. Che fino ad oggi, chiaro, diciamo, c'è una, diciamo, un player grosso come Leonardo, grazie, lui c'ha le spalle grosse. Però quello che abbiamo detto che invece è scalabile, facendo squadra, chiaramente mettendoci insieme, e questo è il ruolo di un polo, questo è il ruolo di Nexarvi, questo è il ruolo della cittadella. La cittadella, che quando ho detto che si fa, è nata, oggi l'abbiamo dimostrato. Questa è logica cittadella, di diffondere e rendere consapevoli che cosa diciamo bolle in pentola, e riuscire a coglierlo insieme facendo aggregando idee, saperi e trovando i finanziamenti che ci sono. Questa è l'estrema simile. Ed è un mondo, intelligenza artificiale da una parte, quantum computer, quantum technology messi insieme, è chiaro che è una potenzialità nucleare. Ok, grazie a voi. Grazie.